Al via ieri in piazza Matteotti a Capodorlando la seconda edizione di Limunaria, il festival del limone organizzato dalla Proloco Orlandina. Si replica oggi e domani con dibattiti, musica e deliziosi assaggi. Siamo felicissimi di come sono iniziate le cose, siamo certi che finiranno bene, soprattutto l'impegno dei ragazzi che collaborano con noi già da un bel po'. Mi riferisco alla scuola alberghiera, i ragazzi sono veramente in gamba, hanno fatto le crepe in diretta, hanno portato i dolcini, sono stati molto molto apprezzati e devo dire tutto i ragazzi della Proloco, amo definirli ragazzi, a cominciare da me, anche se chiaramente l'età è quella che è, però l'impegno e la passione non mancano, siamo molto legate a Capodorlando e quindi è giusto fin quando abbiamo le forze dare una spinta per quello che possiamo. Miracoli non ne possiamo fare, ma certamente l'impegno non lo facciamo mancare. Il limone è il principe degli agrumi, il re degli agrumi, per cui i nostri produttori sono stati vicini a noi in questa iniziativa già fin dall'anno scorso e quindi siamo felicissimi. È già la seconda edizione, abbiamo iniziato lo scorso anno e noi, grazie all'agrume, sappiamo che l'ingrediente primo non soltanto nel cibo, nel food, ma anche nell'economia di Capodorlando. Noi, grazie a Capodorlando, abbiamo vissuto la ricchezza. Io parlo con tantissime persone le quali mi dicono oggi ho la casa grazie al limone. Quindi c'è stato un periodo in cui il limone ha avuto e ha ancora oggi purtroppo una crisi, quest'anno soprattutto perché c'è stata la siccità, eccetera. Però dobbiamo dire che il limone rappresenta sempre l'elemento fondamentale e principe dell'economia orlandina. In questo periodo non soltanto per la coltivazione e la commercializzazione, ma anche per i prodotti, diciamo per la produzione dei prodotti derivanti dal limone stesso. I succhi, poi ci sono le fragranze, i profumi e chi più ne ha più ne metta. Quindi il limone rimane sempre l'ingrediente perfetto per l'economia orlandina. La cosa bella di questi eventi è anche l'organizzazione, no? L'organizzazione, ahimè, è una cosa bellissima, è stancante, è estenuante, però è una cosa molto bella perché mette in evidenza l'amore che noi tutti abbiamo per Capodorlando. Io sono una di quelle che ha fatto il giro per Capodorlando per poter racimolare, diciamo così, fra virgolette, sia le granite che i dolcini, che tutti gli arancini rustici al limone. Devo dire che ho avuto la disponibilità e l'affetto di tutti gli orlandini. E oggi lo vedete perché incominciamo a dare la granita, più tardi, dopo il convegno, avremo gli arancini e anche i muffin al limone. Quindi dobbiamo dire grazie a Capodorlando, grazie a Luminaria e grazie soprattutto a chi ha avuto l'idea di Luminaria, e cioè il nostro Antonio Librizzi.